Ciao ragazzi e ragazze, oggi vi voglio far vedere le novità di Kiko, diciamo più che novità i saldi che ho preso, cose che io in realtà non avevo mai visto. Vi faccio vedere i prezzi, preannuncio che non, purtroppo non li so, non li conosco. Questo qua è un glitter, non so se voi li avevate già visti, io non li avevo mai visti ed è questo qua. Aspetta. Ed è sembrava cipria, in realtà non lo è. È una cosa molto molto luminosa. Adesso non so se si vede. Ecco qua, forse si vede di più. Appena l'ho vista, ovviamente l'ho acquistata. Vedete com'è brillante? Ha un colorito molto carino, molto molto. E niente, questa qua, ripeto, sono tutte in saldo. Questa forse no, però no, tutte in saldo e il prezzo non lo so. Poi c'è questo qua che è una tinta per le labbra, che io adoro queste tinte, le adoro proprio. E ho preso questo colorito qua, 116. Io però volevo un rosa più baby e non so, mi sono poi fatta traviare tra virgolette da questo colore che non è male, ripeto, però io lo volevo rosa, questo è salmone all'incirca, però è molto bello anche perché dura, non si può tenere così quando si secca, è bella secca, o se no si può mettere il lucido a piacere. Questo in saldo, e cioè tutti in saldo, scusate. Poi c'è questo che trovo fantasmagorico, ragazzi, è un illuminante che non avevo mai visto, non so dove ero. Morale fatto così. È fatto così e guardate, guardate, ha questo beccuccio che è molto carino. Lo sfocio qua, non vi dico com'è. Bello l'illuminante, è bellissimo e lascia la pelle bella morbida. Vedete? Si vede un po'. Ah, ecco qua, vedete? È tutto così, eh? Lascia la pelle molto morbida, molto. E sono in offerte strepitose, conviene acquistarlo a chi è interessato di avere un illuminante. Io ho la mano che è tutta, cioè non so se notate la differenza, non si nota, vabbè. Comunque vi garantisco che è un prodotto fantastico, come lo è anche questo, sempre un illuminante che non avevo mai visto. Vi faccio vedere. Non si vede niente, come al solito, io ce la metto tutta, non si vede niente. Ed è questo qua. Questo qua ho preso, voi direte, perché hai preso anche questa, hai preso quello là. E no, questo qua è sul rosa ed è molto, lo metto qua, molto carino anche questo. Questo qua è più asciutto, questo qua più morbido, è ancora, se lo tocco ancora lascia morbidezza, quasi come fosse una crema. Questo qua invece è molto luminoso, al punto giusto, e come al solito non si vede, però vedete un po', sì. Però questo, ecco, asciuga subito, rimane secco, cioè secco, rimane bello asciutto, non dà l'idea di bagnato, di cosa. Come effetto sì, ma al tatto no. Ed è molto molto bello. Anche questo, strepitoso l'offerta. Ed è questo qua. Sono veramente, veramente belli. Non li avevo mai visti, ripeto. Poi ho questo e questo, ci sono due tonalità che vi faccio vedere. Allora, è un
correttore, ma questo l'ho provato, sta provato. Cosa devo dirvi? È superlativo parlarne perché è bellissimo. È un correttore meraviglioso, meraviglioso. Il mio incarnato è perfetto per questo correttore. E questo è in crema e questi due in polvere. Guardate. Cioè, belli, 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 scriventi. Questo qua è il colore numero 2. Poi c'era il numero 1 che non era adatto a me, insomma. Bellissimo, anche questo ovviamente in offerta. Bellissimo. Poi questa chicca che secondo me niente, più che chicca è un lucilabbra. Questo è un pochino appiccicoso, è quello che ho indossato io, però lo trovo molto molto carino. Molto glitteroso, molto carino. Il colore io ho scelto questo, che è il numero 01. Molto carino. Ce n'erano altri due tipi di colori, ma... E poi, ragazze, io non l'avevo proprio mai, ma mai, ma mai visto questo qui. Non so voi, è un fondotinta, diciamo una mousse vegana. Io mi sono innamorata di questo qui, l'ho usato oggi, l'ho indossato oggi. Ed è, cosa devo dire? È bellissimo. È quello che ho indossato oggi. Io, siccome anche per l'altro waterproof ho preso lo 06. Ho preso anche questo, lo 06, che se lo vedete dici, ma sei una di colore, invece no, adesso vi faccio vedere. È vegano, eh? Se vedete è vegano, c'è scritto vegano. Non pensavo l'avesse fatto. È una mousse, sembra cioccolato, vedete che è mousse, è particolarissima. Voi lo stendete bene e meraviglie delle meraviglie, dà un colorito perfetto. Vedete che non è nero o cioccolatoso come sembrava. Questo è il numero 6. C'era il numero 3, ci sono le varie ovviamente tonalità. Io di questi ne ho presi due, anche perché sono in offerta e non me lo sono fatta scappare. Si stende bene, asciuga subito, non unge. È buono, il profumo è ottimo, è ottimo, non so che dire, è ottimo. Questi sono stati i miei prodotti. Vi invito ad andare a visitare Kiko perché forse come me riuscite a trovare dei prodotti che non vedevate. O perlomeno adesso sono esposti proprio in maniera che tu dici: ah, guarda che sconto questo, ma io non l'ho mai visto. Cioè, è più invitante, io ritengo questo. È tutto, vi mando un bacione, alla prossima, ciao ciao!